Questo pomeriggio ho il piacere di ospitare Carlo Ruspantini, direttore di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, per un importante evento che si svolgerà lunedì sera. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Allora, lunedì 27 maggio, esattamente alle ore 20, presso il ristorante Il Tropico Latino di Piacenza, si svolgerà la cena benefica Sotto le Stelle, evento a favore, ricordiamolo, di Africa Mission, i cui proventi serviranno proprio a sostenere gli studi di 190 ragazzi ugandesi coinvolti nel progetto chiamato Viva la Scuola. Dobbiamo ringraziare innanzitutto la proprietà del ristorante che ha deciso di riaprire il lunedì per fare questa appositamente questa iniziativa, e gli amici anche della cooperativa Fedro, che hanno voluto inserire nel calendario degli eventi della manifestazione che stanno portando avanti adesso questa nostra manifestazione. Noi abbiamo giù in Uganda da più anni portiamo avanti percorsi di sviluppo, tra cui quello di far studiare dei bambini, perché la cultura è l'elemento che fa la differenza e che permette a un popolo di crescere. E quindi questa cena serve proprio per far questo, per questi 190 bambini. Si pagherà a mese, a fine del mese paghiamo la rata del secondo trimestre, perché in Uganda iniziano la scuola, inizieranno adesso a fine maggio, e quindi avevamo bisogno di risorse, poi abbiamo pensato di chiedere ai piacentini. Che rispondono sempre alla grande, come si dice in questi casi, no? Certo, perché poi è veramente un'iniziativa. Africa Mission comunque è una realtà locale, una realtà che nasce a Piacenza, che è attiva da 52 anni e che quindi porta avanti dei percorsi concreti, come diceva il nostro fondatore, percorsi concreti di aiuto e di sviluppo. Africa Mission è sempre presente nel nostro territorio, pronta a raccogliere le richieste di sostegno per i più bisognosi, che non sono mai poche, vero Carlo? No, purtroppo adesso è un momento difficile per tutti, anche l'Africa soffre, anche in Africa arrivano gli effetti del Covid, gli effetti della guerra, i prezzi che aumentano, che raddoppiano, e ovviamente chi è povero diventa sempre più povero, e quindi c'è un bisogno estremo, e le situazioni di povertà poi provocano quello che noi assistiamo da queste fughe di massa. Considera che in Uganda ci sono più di 1,5 milioni di profughi che vengono dal Sud Sudan e dal vicino Congo, perché nella loro terra non c'è pace. Caspita. Le chiedo invece se c'è spazio ancora per prenotare il proprio posto. Sì, ancora ci sono dei posti, quindi potete chiamare direttamente al ristorante Al Tropico Latino, il numero lo trovate, non so se posso anche dirlo volendo. Sì, se vuole sì. 339 53 27 567, questo è il cellulare che risponde il Tropico Latino per prenotare. Cena benefica quindi Sotto le Stelle, che poi si svolgerà all'interno del ristorante Il Tropico. Comunque il tempo sarà clemente, lunedì sera sarà sereno, questo per sostenere gli studi, ricordiamolo, di 190 ragazzi ugandesi, grazie appunto ad Africa Mission, un momento di cultura e di civiltà, aggiungerei. Grazie, sì, ecco, poi la novità sarebbe che se c'è bel tempo invece organizziamo fuori, perché di davanti al Tropico Latino c'è la possibilità di fare una cena all'aperto, quindi bello. Se il tempo è clemente sarà all'aperto. Beh. E ci sarà anche la Francesca Paduano, che è una cantante milanese col suo trio, che animerà la serata. Bene, quindi saremo con voi. Grazie Carlo Ruspantini, direttore di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, ospite di Radio Sound, e grazie per il lavoro che svolgete. Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori. Ciao.